Trento invece protagonista assoluto Kaspar Kitzing, 21 punti per lui, 5 su 7 da 3, è seriamente uno dei candidati all'MVP. La seconda fase di Pistoia è stato protagonista assoluto, prestazione mostre, 40 di volta un canestro dei suoi, lui vero e proprio specialista. Per quanto riguarda Reggio, dall'altra parte invece Kaspar Kitzing ha bisogno di grandi penetrazioni. Biancorossi però Trento ha già il pallone per provare a pareggiare o comunque accorciare Kaspar Kitzing con questa gara. Sì, assolutamente, ha risolto molti problemi della sua destro per Reggio Emilia, ha segnato solo 4 punti quando manca un minuto alla fine. Perdita straordinaria, adesso ha recuperato il pallone e bella azione invece. La semifinale di domani, perché Varese rischia di rimanere clamorosa in offensiva. Kitzing si alza. Il gioco dei bianconeri si mette in propria penetrazione, subisce il pallo, valido il canestro. Ancora un possesso offensivo per Trento, fantastico. Intanto attenzione anche all'ingresso per Trento di Giusacchio ieri, soprattutto nella prima parte. Adesso devono difendere, ma la scelta, mentre nel precedente attacco di Trentino che ancora va, blocco di Zosa, Kitzing mantiene la sfera, poi lo scarico facile sotto, mette tutta la testa avanti da Papagini, prova a rispondere Kaspar Kitzing, va bene in attacco a Trento, va la tripla, viaggia sugli ali dell'entusiasmo, la Dolomite Energia che trova da tre con Piccarelli, Pesaro per tornare a contatto. Kitzing combina benissimo con il va Kitzing che beffa sul primo passo, Cerchi poi la palla sotto per farsi valere il campo avversario, va da tre con Kitzing che la mette, va a riprendersi il pallone per il Catalma, va da Kitzing totalmente fuori ritmo, mette un'altra tripla, signori stiamo assistendo a una partita davvero straordinaria. Lo prova a battere l'avversario sul primo passo, non ci riesce, allora ancora da tre con Kitzing, incredibile, la sta decidendo praticamente da solo Kaspar Kitzing.